Seconda giornata e doppio derby in Serie D, uno a Pineto, l'altro a Giulianova. Quattro abruzzesi incroceranno le spade per rilanciare le proprie quotazioni dopo un primo turno decisamente da dimenticare a livello dei risultati. Al Mariani Pavone il Chieti ospita il Pineto, già ospita, perché l'indisponibilità del Guido Angelini costringe i neroverdi ad emigrare proprio sul campo degli avversari di domani, biancazzurri di Massimo Epifani. Il Chieti, dopo il centrocampista Lorenzo Bregasi del Teramo, arrivato all'ultimo giorno del mercato professionisti, hanno appena ufficializzato Nicolo Bruschi, il classe 1998, ex Sassuolo e proveniente dall'Arezzo, in carriera ha militato in Serie C con il Gozzano, il Cuneo, il Sant'Arcangelo e proprio l'Arezzo. È una seconda punta che va a completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Alessandro Grandoni, che la settimana scorsa ha stoppato la Vastese all'Aragona, dando subito l'impressione di essere una squadra arcigna. In difesa non ci sarà Marco Vittiglio, espulso domenica scorsa. In casa pinetesi invece molti più problemi nel reparto arretrato, perché saranno indisponibili sia Pepe che Nazzari. Per Epifani, coppia centrale formata da Orlando e Della Quercia. Buone notizie arrivano invece dal fronte offensivo, con Sarrizzu che torna a disposizione con gli arrivi di Palumbo e Acquadro a centrocampo. L'altro match tutto abruzzese è quello del Fadini, dove il Giulianova, che ha appena ufficializzato sulle mani di Amutene, deve riscattare le quattro sberle rimediate alla prima a Porto Sant'Elpidio. L'arrivo del difensore ex Lecce e Pescara dovrà dare ulteriore consistenza ad un reparto andato in difficoltà dopo pochi secondi e che deve ritrovare la compattezza anche con i consigli del tecnico. Dall'altra parte, la Vastese di Marco Amelia, fermato in casa dal Chieti, dovrà rinunciare allo squalificato Filippo Bardini. Gli aragonesi si affidano alla vena realizzativa di Dos Santos, peraltro ex della gara. In attesa della firma di Vittorio Esposito, Iarocci in settimana ha comunicato l'addio ai biancorossi per accasarsi in eccellenza al Sambuceto, mentre a centrocampo in dubbio Stivaletta, colpito duro domenica alla caviglia. La distorsione non è grave, ha detto Amelia in conferenza stampa, lo stiamo gestendo in questi giorni e domani capirò se potrò rischiarlo. In trasferta gli impegni delle altre due abruzzesi. Il notaresco, dopo la scoppola interna 3-5 col Vasto Girardi, corre ai ripari e lo fa col calciomercato. In rosso-blu arrivano il portiere Paolo Ginestra ed il difensore Giuseppe Ghiani. Per l'estremo difensore classe 1979 quasi 500 presenze in Serie C, con l'ultima esperienza a fermo. 20 anni di meno per Ghiani, classe 99, che nelle ultime due stagioni ha militato nel girone F di Serie D, prima col Castelfidardo alla corte di mister Roberto Vagnoni e l'anno passato al Monte Giorgio. Lasciano invece il notaresco Daniele Mozzoni e Davide Montagnoli, arrivato solo qualche settimana fa. Ma la squadra notareschina ha l'impegno più duro e affascinante? Al nuovo Romagnoli di Campobasso la sfida è ai tanti ex, a partire dal tecnico Mirko Cudini, passando per il direttore sportivo De Angelis e i tanti protagonisti di un'annata, la scorsa, davvero di alto profilo. Infine l'Avezzano, che va nelle Marche contro la San Giustese. Dopo aver fatto una gran bella figura proprio col Campobasso, pur senza raccogliere punti, un altro avversario rosso-blu. L'impegno al Villa San Filippo contro una squadra in grado di rimontare due gol al Tolentino non è facile e in settimana, peraltro, ha salutato anche il giovane Sant'Agata, passato al Casarano.